Stanno facendo la marcia sui nostri corpi. Ehi, bentornati. L'ultima reaction che ho fatto di questo gruppo mi ha lasciata completamente in lacrime. Era stata la chiusura della trilogia Apocalypse. Adesso si apre una nuova, immagino, trilogia, dato che finora si sono mosse a trilogie. Le Dreamcatcher, uno dei miei gruppi del cuore, non ne parlo spesso, ma sono uno dei gruppi a cui tengo di più. Uno dei miei gruppi del cuore, uno dei gruppi che mi ha fatto più piangere, che mi ha più incoraggiato, che mi ha più dato forza, che è più stato ispirazione per me. L'ultima volta erano tornate un pochino alle origini, come suoni eravamo tornati un po' a quel mood di anime giapponese. Vediamo stavolta cosa avremo. Vi ricordo comunque di iscrivervi al canale, siamo quasi a 50.000. Lasciare un mi piace e se vi sentite espansivi lasciare un bel commentino. Tra l'altro devo ancora fare l'unboxing del loro album precedente. Ancora lì dietro sigillato, devo trovare il tempo per farlo. Assolutamente. Sono indietrissimo con gli unboxing. OOTD. OOTD. Che l'abbiamo visto anche nelle Ive in Kitsch, vuol dire outfit of the day, tecnicamente. Non so se poi per loro sia qualcos'altro. Ok, partono in un ufficio. Stanno andando a Photoshop. La vedo qualcosa di molto meno incattivita. Inizia Dami. Shion, così? Così? Mamma mia, Sua. Sua mi vuole fare infartare, raga. Andong, mamma mia, che carica, che visual, che potenza, soprattutto che bella la voce con quel filtro di distorsione all'inizio su Shion. E che potenza, io mi sento già prevalsa dalla loro potenza e riesco a riconoscere la pizza al ristorante a chilometri di distanza. Siamo passati dall'illegalità di questa Sua così sensual, cioè all'eleganza di Andong, cioè così molto Barbie. Hanno tutte uno stile diversissimo. Che bella Gaheon con i capelli rosa, contrastata da Yuyeon con i capelli corti blu. Iconic. Abbiamo un fake chorus con anti-drop. Fake chorus perché non sarà quello il vero chorus, non lo so perché, ma già lo prevedo che ci sarà poi il vero chorus dopo, che sarà la carica di energia. Mamma mia. Stanno facendo la marcia sui nostri corpi. Sì, vuol dire outfit of the day. A sentire quello che dice nel ritornello. Sentite qua che parte? Mamma mia! Bellissima questa inquadratura di loro invertite una di fronte all'altra. Ok, fanno finta. Quanto è dark, Dami. Potrebbe essere una delle dami più dark che abbiamo visto nell'ultimo periodo. Mamma mia. Adoro. Mamma mia. Adoro questi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 che fanno nel pre-chorus, prima del fake chorus con l'anti-drop.
adoro. Prima l'ha fatto Gaheon, adesso l'ha fatto Andong. Adoro. Cioè, non pensavo che mi sarebbe piaciuta così tanto la canzone. Stiamo tornando a uno stile molto carico e molto poco anime, però diverso, però allo stesso tempo ci sono quei suoni così noir, così horror, così rock sotto, cioè tutta quell'energia, tutta quella cattiveria che è tipica loro, quell'essere lontani da ciò che è visto come purezza e perfezione che io amo, amo, amo. E ancora una volta fanno così con gli amanti delle cose un pochino più dark e oscure. Quindi si preparano tipo tutte a fare lo stesso tipo photoshoot nello stesso posto, non so. Cioè stanno facendo photoshoot diversi nello stesso posto, che però... Mamma. Io come sempre non capisco nulla dei video delle Dreamcatcher, però mi sembra uno di quelli dove c'è stato più budget nell'ultimo periodo, perché c'è pochissimo green screen a differenza del solito. Questo finale, scusate, bellissimo, perché qui erano tutti convinti che fosse finita. E poteva finire, e era una canzone di 2 minuti e 55, ci stava tutta. E invece hanno aggiunto questa parte finale che va a collegarsi a un altro ritornello. Cioè un altro ritornello a un altro finale come quello di prima. Ma quanto iconiche. Quella sono io, eccomi, precisa, mio POV. Ok, torniamo in ufficio. Ovviamente sì che I likerei to join your journey, palese. Ho amato questa canzone, ho amato la potenza, tutto questo oscurità, le Dreamcatcher per me sono sempre una boccata d'aria fresca. Non so nemmeno se sono abbastanza obiettiva quando si tratta di loro, però ad esempio, sì, perché ad esempio Maison non mi aveva convinto del tutto, Vision mi era piaciuta un po' meno, poi abbiamo avuto Bon Voyage che ho amato e che mi ha fatto piangere, ma anche questa la amo tantissimo, non mi ha fatto piangere, mi ha fatto venire voglia di conquistare il mondo, mi ha ridato un po' di fiducia in me stessa. E nulla, cioè si possono fare solo complimenti a queste fanciulle, ai loro producer, perché comunque ogni volta contribuiscono a creare una discografia per le ragazze varia e valida. Fatemi sapere cosa ne pensate della canzone, di questo cambio un pochino di genere, se c'è una versione delle Dreamcatcher che preferite. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao!